bentornati in diretta per questo nuovo appuntamento con il nostro programma Primo Cittadino. Il protagonista di questa sera è il sindaco di Saltara, Claudio Guccioni. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a lei. Ricordo ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33 oppure inviare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Dunque sindaco, ricordiamo che lei è stato eletto lo scorso anno, nel mese di maggio, e che Saltara è un comune governato da una giunta di centro-sinistra formata da 4 assessori più lei ovviamente. Comune che innanzitutto stiamo guardando delle immagini che riguardano Saltara e dice un comune di 7.000 abitanti quasi che sta guardando avanti. Avanti perché la prossima settimana lei avrà un incontro con gli altri sindaci che fanno parte dei comuni dell'Unione Valle del Metauro. Ricordiamo che oltre a Saltara c'è anche Cartoceto, Serungarina e Montemaggiore al Metauro. Quindi si pensa ad una fusione, lei è favorevole a questo? Sì, io sono molto favorevole a un'ipotesi di fusione fra i 4 comuni. Ormai è un po' di mesi che ci stiamo lavorando e venerdì, tra l'altro martedì prossimo, avremo questo incontro fra le 4 amministrazioni più il presidente dell'Unione, perché noi abbiamo già un'Unione dei Comuni, proprio per darci a questo punto obiettivi concreti, anche una serie di scadenze, perché penso che ormai sia doveroso guardare in avanti e il futuro è oggettivamente la fusione. Quando spera che potrà essere questa scadenza? Prossimo anno? Beh, ma ormai i tempi sono ovviamente quelli del 2017. L'obiettivo, insomma, secondo me dovrebbe essere questo, di andare, perché la fusione non è che lo decidono 4 sindaci e 4 giunte, lo decide l'elettorato attraverso un referendum, che seppur consuntivo noi riteniamo che sia vincolante, nel senso che la scelta ultima la debbono fare i cittadini, giustamente, perché è una scelta molto, molto importante. Per cui l'idea mia sarebbe quella di andare al referendum nel giugno prossimo, quando ci sarà la scadenza elettorale ordinaria, per dare poi l'opportunità a tutte le forze politiche, sociali e associative di avere davanti 7-8 mesi di tempo, ammesso ovviamente che il referendum passi, per andare verso le nuove elezioni che dovranno essere la primavera del 2017. Scelte che verranno condivise con i cittadini, diceva anche lei, ma avete già organizzato degli incontri pubblici o perlomeno sono in programma? Ma sono ovviamente in programma, tra l'altro appena avremo sciolto la riserva da parte di tutti i 4 comuni. 2 comuni mi pare che sono già ampiamente convinti, che sono Saltara e Serungarina. E tra l'altro noi avevamo dell'idea di farla anticipata il prossimo anno questa operazione. Mi pare insomma che anche Montemaggiore ormai stia andando verso il sì. C'era una discussione con Cartoceto che speriamo insomma che sia positiva, perché significherebbe andare a creare un comune di più di 20.000 abitanti, sarebbe il terzo comune della provincia, tra l'altro anche molto significativo e molto importante, che potrebbe dare anche servizi importanti ai cittadini, insomma. Chiaro, un comune diffuso, nel senso che è fatto su 4 capoluoghi, 4 frazioni popolose, dove però ormai insomma, l'ultima casa di Calcinelli confina con la prima di Lucrezia, insomma ormai è, diciamo, è quasi l'unico paese, insomma, per come si è sviluppato, con le zone industriali contigue, per cui insomma, può essere un'esperienza per molti aspetti anche unica della regione, per le dimensioni, insomma, per cui una bella sfida, insomma. Alcuni suoi cittadini non sono d'accordo perché secondo loro si potrebbe perdere l'identità territoriale, ci hanno scritto. Ecco, secondo lei questa identità si potrebbe perdere o al contrario ci sono delle opportunità? Ma io penso che sia un problema che riguardi poi l'intelligenza dei prossimi amministratori, perché c'è una cosa che prima non ho detto, che la fusione comporta le divisioni di tutti e poi le nuove elezioni, per cui gli amministratori che oggi dovessero scegliere di indire questo, di andare verso il referendum, di fare questa proposta, e poi dovranno ovviamente chi vuole ricandidarsi per andare ad amministrare il nuovo comune. Ma io penso, ripeto, per cui mantenere l'identità sarà
una delle, degli obiettivi principali che si dovrà porre i nuovi amministratori, nel senso che la fusione si fa per avere qualcosa in più, non per perdere qualcosa, insomma, ecco, per avere qualcosa in più, per avere opportunità. E oggi le opportunità sono fondamentali. Quindi si fa proprio per il bene della comunità, in questo caso, perché siete stati eletti quasi tutti, insomma, l'anno scorso. Sì, no, siamo stati eletti tutti 2 anni fa e chiaramente... l'anno scorso. 2014, ovviamente questo comporta il fatto che ci si dimetta, per cui, insomma, come dire, una scelta che intanto riguarda noi, insomma, una scelta forte e poi riguarda automaticamente la scelta dei cittadini, cioè, la fusione non è che viene imposta, è una proposta che si fa ai cittadini, i quali poi debbono dire un sì o no al referendum, per cui è la cosa più democratica del mondo. Insomma. Altro problema che riguarda anche la Vallata, che sta facendo molto discutere, è la questione dell'ospedale unico. Secondo lei quale potrebbe essere la posizione baricentrica o perlomeno quella che ritiene più utile? Ma noi ci siamo incontrati come sindaci delle due vallate, recentemente in due occasioni, c'era anche ovviamente il sindaco di Fano, insomma, ma mi sembra che da parte di tutti quanti i sindaci qui della zona una cosa emerga molto, molto chiara, che è questa, che la scelta deve essere fatta su criteri oggettivi di centralità rispetto a questa provincia e di comodità del raggiungerla ovviamente. E mi pare che, insomma, che su questo, certo che la zona di Chiaruccia sia la zona più vocata, perché è ben collegata con la superstrada, cioè attaccata alla superstrada. Certo, quindi da escludere Muraglia, insomma. Da escludere Muraglia, mi sembra che sia molto meno baricentrica, insomma, rispetto a questa. L'ottica deve essere quella provinciale, insomma, ecco, questa indubbiamente è quella in assoluto più baricentrica. Per quanto riguarda la ferrovia, invece, in regione c'è stata questa approvazione della mozione del PD che parla di riacquistarla. Sì, no, la ferrovia è una storia lunghissima, nel senso che io la vissi quando fece all'epoca il vice sindaco, mi sembra, quando venne chiusa la Fanno Urbino, venne chiusa che non c'era più nessuno, insomma, sì. Viaggiavano i treni vuoti impiegando 1 ora e 20 minuti per andare da Fanno Urbino, che insomma è una follia. E tra l'altro causando anche grossi problemi di traffico, soprattutto insomma, in zone come Calcinelle, che viene completamente attraversata tra l'altro dalla ferrovia nel centro abitato. Io ho vissuto tutta quest'ultima fase, insomma, quest'anno di discussione, con una convinzione che è questa. Non esistono, come dire, due possibilità tra riaprire una linea ferroviaria oppure trasformarla in un percorso ciclopedonale, non ci sono. C'è due possibilità, o si fa un'opera importante, ossia una striscia pedonale, ciclopedonale che va a interessare, attraversare l'intera vallata, oppure rimane così con le erbacce e i rovi, non ci sono alternative. Per cui questa cosa che la Regione abbia votato questo documento, chiedendola in pratica, rende possibile andare a utilizzarla. Tra l'altro noi siamo ormai alla vigilia della possibilità di richiedere anche finanziamenti europei importanti, consistenti. Questo è un progetto che interessa più comuni, per cui avrebbe completamente le possibilità da un punto di vista quantomeno formale, ed è una grande occasione. Noi tra l'altro, io sono calcinellese, saltarese come comune, calcinellese di nascita, a Calcinelle la ferrovia proprio attraversa completamente il centro abitato, ed avere l'opportunità di poter disporre di un tratto lungo tutto il nostro comune per andare in bicicletta, a piedi, in sicurezza sarebbe una cosa che io ritengo straordinaria, tra l'altro, e ridarebbe anche un po' un servizio molto importante ai nostri comuni. Parliamo invece di bilancio, a quanto ammonta la cifra del comune di Saltara? Ma in circa 4 milioni e mezzo di euro. E sono ormai tutti soldi che vengono dai cittadini,
Cioè in pratica noi non abbiamo più finanziamenti dello Stato, in sostanza. Per cui vive il bilancio del Comune statale, vive tutto sulla base di quella che è l'imposizione e la tassazione locale. Consigliere, io ho fatto il vice sindaco tantissimi anni fa, all'epoca era su 100 lire, ora c'era le lire, insomma, che spendevano i comuni, 20 era imposizione diretta, 80 veniva dallo Stato. Oggi siamo, mi pare, a 95 imposizione diretta e 5 dallo Stato. Ovviamente ha degli aspetti positivi e negativi. Il positivo è quello che c'è un controllo diretto, non sono soldi di pantalone, come si diceva una volta. Sono soldi che tirano fuori dalle tasche materialmente dei cittadini, per cui è giusto che ci sia anche un controllo più serio su come vengono spesi. Dall'altro c'è un problema molto serio, che è questo, che l'imposizione intanto locale è cresciuta moltissimo oramai, e in più i comuni si trovano con un aumento ogni anno crescente di evasione, non da parte dei cattivi, molte volte da parte di chi non c'ha i soldi, che se una famiglia non ha perso il lavoro, ha problemi economici molto seri, è chiaro che prima compra da mangiare, certo, che pagare qualche imposta. E di fondo prima paga le bollette di servizi che vengono staccati, cioè la famiglia si andrà a pagare l'acqua, se no te la staccano, la luce se no te la staccano e il metano se no te lo staccano. Se non paghi l'antenna urbana, la Tari, non te la stacca nessuno. Se non paghi l'IMU, la stessa cosa. E vediamo questa, ormai questa vicenda preoccupante, dove ogni anno perdiamo percentuali di entrate. Il problema qual è? Che se noi incassiamo di Tari, faccio un esempio, non il 100% che copre il costo, ma ne incassiamo l'85%, il costo è comunque 100, per cui ogni anno i comuni sono in grande difficoltà per affrontare questo problema. Ci sono comuni che hanno fatto la scelta, perché la legge lo prevede, poi chiudo dicendo questo, che le quote non pagate vengono ridistribuite dall'aumento delle tariffe per gli altri cittadini. Tra l'altro la legge lo prevede, per molti aspetti lo obbliga. Noi ancora non l'abbiamo mai fatto questo, ma qual è il rischio? Che si rompa un patto sociale? Ossia, è giusto che ciascuno paghi per quello che deve pagare, non pagare anche per chi non paga, che magari non paga perché non ce li ha. E il patto sociale è fondamentale nell'imposta, è fondamentale, perché se per un attimo pensi che sia rotto, poi a quel punto scattano meccanismi, tra l'altro anche di difficile governo. E la pressione fiscale invece è alta? Beh, noi abbiamo l'IMU al massimo, la Tari è una delle più basse della provincia, anche se la Tari è complicato perché poi dipende quanti servizi dai. Certo. Diciamo che siamo nella media, insomma, si paga un po' di meno che dalle altre parti. Caltanissetta anche comune molto piccolo, come dimensione, per cui ben gestibile. La Tasi aveva una tariffa con sconti significativi, il massimo per i figli a carico, dei 50 euro per i figli a carico, ma dal prossimo anno ci sarà più, per cui insomma. Diciamo che abbiamo applicato lo sconto principale alle famiglie, insomma, sulla tassa. Senta, in alcune città, a Fano, Pesaro, anche in altre dell'entroterra, arrivano molte segnalazioni per quanto riguarda le buche, le strade, no, dissestate, eccetera. Voi avete fatto i lavori di asfaltatura da poco? Sì, adesso non è che siamo l'Isola Felice, non è che c'è il parquet in rover, insomma, nelle nostre strade. Diciamo che negli ultimi anni sono stati spesi, mi pare, circa 200.000 euro, cioè gli investimenti principali li ho fatti sulle strade, sui 200.000 euro, asfaltando le strade peggio messe che c'erano, e ce n'erano, e ce ne sono ancora altre messe un po' meno peggio, insomma, per cui che va continuata, perché è chiaro che la viabilità intanto è il primo biglietto da visita di un comune, e poi è giusto dare questo servizio che è fondamentale, insomma, nel senso, certo, che le buche sono anche pericolose, insomma, assolutamente, tra le altre cose. E Saltara ha anche un altro grande patrimonio, che è una villa settecentesca che adesso sta ospitando il Museo del Balì, questo museo delle scienze che spesso è visitato anche dalle scuole del nostro territorio, quindi non solo del comune di Saltara. Ecco, in merito ci sono dei progetti? Beh, intanto lì
abbiamo proprio parlato all'ultimo consiglio comunale col presidente nuovo, poi sono nuovo ormai un anno che si è insediato, che è Alighiero Miccioli, e mi sembra che abbia idee molto interessanti, nel senso che sta rinnovando molto il museo, i visitatori continuano ad aumentare, siamo arrivati ormai sui 40-50 mila visitatori all'anno, sono tanti. Però... Sì, il Balì probabilmente, no, da un punto di vista dei visitatori mi sembra il quarto o il quinto museo della scienza in Italia, è uno dei più grandi del centro Italia. Per cui va bene, insomma, nel senso che è una struttura che va bene. Il problema che siamo posti e che ci poniamo, che pensiamo debba essere affrontato, è quello di fare in modo che ci sia anche una ricaduta diretta su Saltara o sui paesi circostanti, insomma, poi se andrà la fusione anche rispetto agli altri. Su questo si sta muovendo la Proloco, che tra l'altro organizza adesso, dovrebbe iniziare presto, proprio dei corsi per guide turistiche legate non tanto alla scienza, ovviamente, quello ci pensa il Balì, ma legato un po' alla storia di Saltara, ai monumenti, alle cose, ai dipinti, eccetera. Ci sono tra l'altro anche di pregio, anche di valore. La dico così, insomma, se il 10% delle 50.000 persone che vanno ogni anno a visitare il Balì si fermano a Saltara, vuol dire che intanto c'è una ricaduta economica sul paese, sì. C'è un'opportunità di lavoro per qualche giovane in più, ed è una cosa fondamentale questo, e poi c'è la conoscenza del nostro territorio che va oltre la villa, che è splendida, che vale la pena di visitare. Assolutamente. Prima ho citato la Proloco che si dà da fare anche per organizzare altre iniziative durante tutto l'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale, ad esempio Saltarua, ma ci sono tanti altri eventi che si svolgono nel vostro comune. No, la Proloco tra l'altro che è composta, ecco, intanto c'è una novità che è questa, che la Proloco nasce come un'espressione di Saltara capoluogo, inteso. Ed è sempre stata così, insomma, da quando è nata storicamente. L'ultima compagine che l'amministra, l'ultimo direttivo, tra l'altro molto giovane di età, è composto da alcuni ragazzi e ragazze di Saltara e altri da Calcinelli. E già questa è una bella novità. E si stanno impegnando molto, sono giovani. Io dico, faccio sta battuta dicendo, insomma, questa è l'ultima speranza che abbiamo, cioè di persone che ci hanno voglia di dedicare tempo agli altri, al proprio paese, insomma, al proprio luogo. Questa è la, però la forse nelle piccole Proloco. Realtà viene più sentita questa cosa, no? Sì, forse viene più sentita, ci vuole sempre qualcuno che, come si dice noi, tiri la carretta, nel senso che... Ma che tramandi anche questi valori. Che li tramandi e che... sia disposto a partire per organizzare, perché poi una volta che si parte, meno male, sì. Qualcuno dietro lo trovi, no? Però ci vuole chiaramente chi ci abbia il piglio giusto per partire, questa è la cosa fondamentale. Ed è anche su questo cambiato un po' l'approccio, ma io lo vedo anche da sindaco su questo, cioè le persone per seguirti devono avere uno stimolo che dentro sei tu quello che fai. E questo vale per i dirigenti, le associazioni, eccetera. Cioè non basta più essere quello che dà gli ordini in pratica, ci vuole che intanto, cioè l'armiamoci e partite non vale più. Vale armiamoci e partiamo. Ecco, mi sembra che su questo i giovani della Proloco diano un bel contributo, nel senso che sono i primi comunque, insomma, a lanciarsi, a fare, su questo poi è anche possibile trascinarsi dietro. Tra l'altro, lo dico perché questa ancora non è neanche uscita, stiamo lavorando sulla Proloco, per questo periodo natalizio abbiamo avuto la disponibilità di un bellissimo presepe napoletano tipico, però... di quelli proprio realizzati a Castellammare di Stabia, insomma, proprio quelli come Dio. Come Dio comanda, con i pupi di 40 cm, i vestiti bellissimi, ce l'ha data una ditta importante a livello nazionale, gratis, ce l'ha dato gratis per esporlo. E si sta lavorando per esporlo lì alla chiesa del Gonfalone, quella recentemente restaurata, che veramente, chi non l'ha mai vista, un gioiello, è anche un'occasione per visitare la chiesa, e per cui avremo questa ulteriore attrazione in più per Natale, questo bellissimo presepe napoletano. Ecco, questa chiesa che è stata restaurata lo scorso anno, due anni fa, se non ricordo male, anche noi c'eravamo, è veramente bella, tra l'altro c'è un affresco, è stato riscoperto, meraviglioso. Ecco,
È possibile visitarla spesso, perlomeno adesso, durante infatti, la settimana? Perché lì ricordo che ci sono fatti un po' di... È un po' più complicato. Stiamo facendo proprio un bando per affidarlo a un'associazione, tipo appunto la Porloco, che garantisca l'accesso alla struttura e su un numero definito di domeniche ogni mese. No, tra l'altro, nella stanza attigua alla chiesa, fa sempre parte del complesso, tra breve, perché abbiamo avuto l'autorizzazione del Ministero, riporteremo a casa, io uso questo termine, questi tre frammenti di mosaico di una villa romana che era stata scoperta nelle colline vicino a Saltara, sui Gambarelli, mosaici anche di pregio, mosaici di epoca imperiale romana, che sono attualmente nel Museo Archeologico delle Marche, tra l'altro anche di dimensioni notevoli, sono 3 metri per 1, insomma sono scene di caccia, a dire che oggi vale la pena, e abbiamo ottenuto dal Ministero l'autorizzazione a riprenderceli, per cui ce li riconsegneranno e li metteremo in questa saletta attigua alla chiesa, anche per far vedere anche questo, cosa c'era a Saltara, cosa che probabilmente molti non sanno, insomma, che nelle nostre colline c'era una villa romana che deve essere splendida, vedendo anche la qualità dei mosaici. Le leggo un messaggio di un nostro telespettatore. Vorrei chiedere al sindaco se è normale che i bagni della scuola media Saltara non abbiano i water, ma siano con la turca per i maschi. Magari, ecco, accoglie questa segnalazione, sì, andrete adesso, magari a poter risolvere. Non so se è possibile intervenire su questo. Verificheremo, insomma, su questa cosa. Non sono in grado di dare risposta su questo. Diceva prima del Natale, anche a Fano si discute molto sull'albero, eccetera. Voi come vi state organizzando, a parte questo presepe? Ma noi ci stiamo organizzando, penso, mi parlo la settimana prossima, se sia, questo incontro, una riunione con i commercianti del posto per organizzare questa giornata che si fa solitamente subito prima di Natale, dove c'è un mercatino, sono iniziative anche con i bambini delle scuole, per coinvolgere un po' le famiglie. Dopodiché noi ovviamente apporremo le luminarie lungo la via principale, lungo le vie principali, e sia dei Calcinelli che del capoluogo, e poi gli alberi, insomma, Saltara. È giusto. Comunque c'è una collaborazione con tutti i commercianti. Sì, no, c'è, di fondo c'è questo, insomma, che il Natale deve essere anche visibile all'occhio, oltre che sul calendario, per cui le luminarie, l'albero, insomma, ed è una cosa... È più sentito. Sì, è una cosa importante. Poi, tra l'altro, il paese dire anche di più, insomma, poi fa sentire più partecipe anche le persone stesse del paese. Io, sindaco, la ringrazio per essere stato ospite nei nostri studi, magari ci rivediamo presto. Molto volentieri. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. Ringrazio anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Ci rivediamo domani, arrivederci.